Salve a tutti, dunque siamo sul nostro, se non erro, quindicesimo episodio di Resident Evil 2. Ecco qua, abbiamo un file qui, importante allerta in Nest per via dell'area Nord, tutto il personale Nest dovrà immediatamente iniettarsi l'agente antivirale Devil, che è quello che penso servi a Sherry. Devil è l'unico modo per prevenire la mutazione G. Se siete stati infettati dal virus G, cercate subito aiuto per individuare e distruggere cellule G dal vostro corpo. Questa mail è generata automaticamente in caso di emergenza. Non rispondere a questo messaggio. Quindi, come vedete, non so se l'avevamo già esaminato l'altra volta, ma non mi sembra. Siamo nuovamente con Claire qua all'interno del Nest. Quindi questa, ragazzi, mi ricordo che era la sezione finale del gioco. Del vecchissimo Resident Evil 2. Adesso io non so. Ok, abbiamo accesso garantito per via del braccialetto blu. Qua vediamo cosa reperiamo. Registrazione forze speciali. Alpha Ghost, il bersaglio si muove verso l'area ovest. Vorrei recuperare il virus G e l'agente antivirale. Qui Ghost, ricevuto. Ci vediamo al punto W3. Quindi, ricevuto. Qui Alpha, sono sul posto. Ricevuto. Occhi aperti per il bersaglio. Qui Alfa, vedo il bersaglio, sta per aprire la cassaforte. Ricevuto, attendo il segnale. Virus G identificato, entriamo. Dottor Birkin, deve venire con noi, si muova. Quindi L'agente antivirale è nell'area ovest. hanno fatto un attacco al dottor Birkin, che poi si è mutato in quello che abbiamo visto nella videocassetta e abbiamo anche affrontato 2 volte. Qui abbiamo un accesso non garantito, perché vedete che abbiamo i... Allora, qua è tutto chiuso, di qua è bloccato e di là è bloccato. Allora, abbiamo... Accesso al ponte riservato al personale dirigente. Quindi dobbiamo aggiornare il braccialetto, ragazzi, se vogliamo uscire da qui. Perfetto, andiamo. Allora, io mi ricordo che c'era una falena gigante nell'altro Resident Evil che era un po' fastidiosa, andava colpita col fuoco, quindi probabilmente dovremmo portarci il nostro lanciagranate. Qui possiamo salvare, abbiamo una nuova safe zone, ragazzi, come vedete, e abbiamo polvere da sparo, quindi la mischiamo con la nostra altra polvere da sparo, vediamo cosa ne esce. Tanto è tutta roba buona quella che ne esce, ragazzi. Ecco qua. Ah, altri proiettili della pistola. Quindi allora proviamo a mettere giù questa e questa. Abbiamo piante verdi. Che io prenderei e mischierei con l'erba blu, tanto oramai le piante mischiate le abbiamo, quindi combina, combina e mettiamo via. Perfetto, allora continuiamo in questo modo. Io quasi quasi prenderei il mio lanciagranate, però, ragazzi, per il semplice fatto che se veramente c'è la falena avremo bisogno del lanciagranate. E speriamo che il gioco ci fornisca altre munizioni incendiarie. C'è anche da dire che il gioco ci ha fatto modificare, come avete visto, il... Come si chiama? Ok, punto della situazione. Qua è chiusa, però di qua possiamo avanzare. Ci ha fatto modificare. Ragazzi, cosa abbiamo qua? Ok, dobbiamo trovare un modo per ottenere quella chiave di accesso livello viola, vedete? Forse era a livello 4.
vediamo qua. Accesso al computer riservato al personale dirigente. Ok, ragazzi. Se mi ricordo bene, faremo ben presto degli incontri non troppo divertenti in quest'area. Guardate. Avete visto? Dobbiamo vedere dove sono i bubboni, ragazzi. Oh no! E ce ne sono probabilmente. Questo è morto. Allora, una granata stordente, ragazzi. Ah, non abbiamo i code, ragazzi. Qua potrebbe esserci un sintetizzatore del vaccino. Contenitore, ecco qua. Ok, dobbiamo creare il bacino per Sherry, ragazzi. La vedo brutta qua dentro, eh. Il gioco ci dà anche un'erba rossa, come vedete. Là ce n'è un'altra. Ragazzi, dovete fargli saltare i bubboni, c'è poco da fare. Fortuna che l'abbiamo capito. Vediamo di qua dove andiamo. Sintetizzazione erbicida. Dunque, abbiamo anche un erbicida. Probabilmente riusciremo anche ad eliminarli tutti con una tecnica un po' più sopraffina. Vediamo. Sintetizzazione erbicida, pianta 43. Posizionare un contenitore vuoto, l'abbiamo trovato, sulla macchina di riempimento, aggiungere la quantità necessaria di UMB numero 21. Raffreddare l'ambiente. La pianta 43 mostra una crescita stupefacente. Se dovesse verificarsi qualche imprevisto, potrebbe essere difficile da controllare. In caso di incidente, sintetizzare erbicida seguendo le istruzioni precedenti, così da limitare i danni. Quindi il contenitore, ragazzi, l'abbiamo ottenuto. Qua vedete, abbiamo questo simbolo qua e poi gli altri due sono sconosciuti, quindi guardiamoli ancora bene. Allora, quella specie di dritto e qua abbiamo un poveraccio che ha fatto una brutta fine. Ci regala anche una granata. Guardiamo bene dappertutto.
Dunque dobbiamo aprire quella stazione, ragazzi, non so se qua si possono aprire armadietti, no, per poter sintetizzare l'erbicida e uccidere la pianta. Ecco qua, allora, non ci ricorderemo mai. Questi sono per aprire questa cassa. Allora, F, doppie righette, ancora una F e quella lì. Vediamo se riusciamo a ricordarci, la mia memoria oramai è quella che è. Allora, questa e questa. Vediamo se era giusto. Figurati se non lo sbagliavo. Ok, perfetto, abbiamo sbloccato quella zona lì. Ora, ci ricordavamo anche gli altri di code, che erano questo, mi pare. E questo, però gli altri due sono sconosciuti, quindi capite che le combinazioni sono moltissime. Incominciamo ad andare a vedere in quella zona lì, magari possiamo andarcene fuori e sbloccare qualcosa. Allora, noi sentiamo degli echi, dei rumori, ma non capiamo da dove vengano. Ecco. Non vorrei che questi bubboni, ragazzi, ricrescono e li fanno rigenerare, quindi. Prometto con la pistola, avete visto, li teniamo a bada. Nostro inventario è ancora a posto, perfetto. Qua è chiuso. Ah, mi sono fatto paura da solo con la mia ombra, notare. Io mi guardo anche indietro ogni tanto. Vedete, ci danno delle granate incendiarie. Morto? Allora, un trofeo, vediamo. Secondo me sto trofeo va esaminato. Ah, guardate qua. Che sia il codice per aprire la stazione. Questo mi convince poco anche lui. Tutti che ci vogliamo fare lo scherzone qua. Qua ce n'è un altro, eh. Dovremmo averli resi all'impotenza tutti e quattro, quelli lì. Un'erba. Approfittiamone per mischiare, così ci facciamo uno slot.
Contorniamo la nostra mappa, come vedete nel lounge abbiamo preso tutto, però questa porta è tuttora chiusa e abbiamo altre porte da esaminare. Ragazzi, ragazzi, sono in due. Il mio obiettivo era appunto farli avvicinare. Non avrei voluto aspettare tutti questi colpi di lanciagranate. Speriamo che muoia. Probabilmente erano anche evitabili, eh. Dunque, ragazzi, eliminati i Riker, come vedete, recuperiamo il pugnale. Prima mi si era buggato uno dei due Riker e non moriva, quindi ho dovuto fare un taglio, ripetere la zona perché, vabbè, è successo così. Dunque, vediamo di avanzare in qualche modo. Allora, stiamo usando granate acide che sono parecchio efficaci contro i Riker, non me lo ricordavo dall'altro videogioco qua di 20 anni fa, però sono veramente efficaci. Quella porta, come vedete, è chiusa, quindi forse le potremo aprire solamente più avanti queste porte. Vediamo di avanzare qua. Exit, mi aspetto altre sorprese, eh? E non poche. Buongiorno. Jerry, linguaggio. Ogni volta che spara deve dire una parolaccia sta ragazza qua. No, 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 che non usare la granata, usa il coltello finché puoi. Abbiamo anche quasi esaurito il nostro pugnale. Di qua. Diamo sempre un'occhiata alla nostra mappa. Dobbiamo. C'erano altri oggetti probabilmente da perdere, prendere lì dentro. Vedete che potete anche mancargli le gambe, le braccia ai nemici, l'ho notato da poco, eh. Adesso abbiamo impugnato la bomba, ma che dire, fortunatamente abbiamo sfruttato appieno il nostro pugnale. Ne abbiamo altri nell'inventario, vedremo di farli fruttare. Ah, avevamo la pistola scarica. Quale madornale errore! Queste con la testa storta sono parecchio inquietanti, queste zombie. Perfetto, la testa gli è scoppiata come un cocomero. Vediamo qua. Ah, proiettili della pistola ci servivano proprio, ragazzi. Dunque. Allora, modulatore di frequenza. Nota di qualcuno. Sono tutti mutati, sono diventati delle piante, continuano a tornare ancora e ancora. E avevamo capito per via del fatto che i bubboni riappaiono. Bruciamoli tutti, bruciamoli finché i loro corpi non diventeranno cenere. Non c'è altro modo. Quindi, ragazzi, ci servono granate incendiarie di cui abbiamo pecunia in questo momento. Quindi. Mannaggia me. Il gioco però ci dà la polvere da sparo, quella simpatica. Vediamo se la combiniamo. Non possiamo combinare con munizioni già esistenti, quindi. Se riuscissimo a generarci delle munizioni per i lanciagranate infuocate. Non so l'acido quanto possa fare bene o possa essere efficace contro. Ma innanzitutto esaminiamoci anche il nostro modulatore di frequenza. Dunque,
Allora. Oh, mannaggia, che rumore. Com'è fastidioso. Ah, guardate, così abbiamo modulato la frequenza e basta. Però che mi viene in mente, ragazzi, c'era un posto dove forse possiamo usarlo. Passatemi un po' di tempo per, cioè nel senso per tornare indietro. Guardate, torniamo di qua, dove abbiamo combattuto i due Licker, che sono passati a miglior vita per fortuna. Quel quadro là, io guardo se c'è qualche sorpresa. Non potrebbe andare bene un modulatore di frequenza qua. Error, perché? Allora, ma abbiamo modulata giusta la frequenza. Però qua non va bene questo di modulatore di frequenza, forse. Morph. Dobbiamo capire cosa vuol dire morph. QSS. Forse dobbiamo trovare la frequenza con scritto morph, vedete? Oh mannaggia, ma ragazzi, ma qua. Ma forse questo funziona solo sugli OSS e non sui Murph. Ragazzi, è sempre ricordiamoci che è sempre una blind run, quindi dobbiamo ricordarci che appena troviamo un modulatore di frequenza dai Morph, tornare qua. Dunque, scusate questa perdita di tempo. Ora cercheremo di avanzare. Dunque, abbiamo fatto anche dei piani a salire. Siamo andati di qua, abbiamo ucciso la zombessa, abbiamo preso il modulatore di frequenza. Ah, ecco, dobbiamo sbloccare la porta e quindi stiamo collegando il nostro mondo. E se ho capito bene, siamo tornati alla safe zone. Ah, c'era anche un'erba verde che noi non abbiamo visto. Perfetto. Allora, qui abbiamo qualcosa. Altra polvere da sporco che non possiamo prendere. Questo lo mettiamo giù. La bomba la mettiamo giù e ci serve un pugnale da combattimento. Ecco, questo va bene. Poi l'erba verde la mettiamo giù, questo ci serve per guardare, per guardarlo appena. E modulatore di frequenza non lo so, potremmo portiamocelo dietro perché sostanzialmente ci potrebbe servire a breve. Allora, andiamo così momentaneamente, cerchiamo, dimmi che sarà dura che queste due insieme creino, faranno colpi della mitragliatrice. No, altri colpi delle granate acide. Sentite, le granate acide non è che faranno bene alle piantine, quindi salviamo perché abbiamo fatto un bel pezzettino. Nel caso succeda qualcosa. Ok, allora di qua si torna indietro. Proviamo le acide, via. Se un altro li butta giù, dai. Perfetto, allora. Ragazzi, esaminiamo. Allora, ecco qui. Quel simbolo, quello, quello, quell'altro. Ora ce li ricorderemo, ci proviamo. Allora,
Questo. Poi mi sono già perso, eh. Quello piccolo, questo e quest'altro. Proviamo. Oh, andata. Ok, ora abbiamo aperto la possibilità di usare quella zona. Allora, dobbiamo correre immediatamente qui, prima che arrivino altre piante. Ed ecco, ragazzi, aperta. Allora, qui abbiamo lo stesso documento che abbiamo visto prima, quindi inutile allora, dunque, usa. Modalità manuale attivata. Regolare la soluzione in base alla capacità del contenitore. Aiuto. Allora. UMP numero 21. Raffreddare immediatamente. Ah, guardate. Dunque, dobbiamo capire le dosi giuste, ragazzi. Il contenitore ne contiene meno quel contenitore lì, avete notato? Quindi troppa, troppa. Ora proviamo a fare così. Dunque, allora, la dose che dobbiamo raggiungere è quella lì rossa, giusto? Proviamo. Scusate, sto andando un po' nei casini. Ok, vedete, ce n'è rimasta poca qua dentro. Ma se noi adesso la versiamo, fosse facile, la versiamo di qua. Ok, stiamo attenti a non sbagliare. Proviamo a versare questa. Maledizione. Non è andata come speravo. Allora, adesso dobbiamo fare così. Ok, allora, signori, dunque, non basta. Però attenzione qua.
dovremmo riuscire. Innanzitutto prima versiamo questo. Dobbiamo andare a tentativi, eh. Ok, dunque ci troviamo con purtroppo ragazzi non è veramente facile. Dobbiamo riuscire a fare le dosi, questo l'abbiamo capito, giusto? Sì. È stata un po' dura, eh. Ok. Questo è il contenitore soluzione. Vediamo cosa ci dice. Disperdere varie soluzioni la sera. Contiene una soluzione liquida, quindi andiamo ad ammazzare la pianta. Dobbiamo raffreddarla, ragazzi, ma come? Vedete, questo macchinario noi non lo possiamo più utilizzare. C'è scritto nel file, nel fascicolo, di raffreddarla immediatamente. Ma dove potremmo raffreddarla? Dunque ragazzi, io credo di aver fatto abbastanza registrato per poter avere una sorta di episodio. Quindi 15° episodio direi che potremmo terminare qui. Vi ringrazio di averlo seguito. Dovremo capire come raffreddare la soluzione, quindi in questo modo andare avanti. Quindi grazie di aver visto l'episodio, mettete like se vi è piaciuto, oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il 16° episodio e il modo per uccidere la pianta 42 andrà online. Alla prossima, ciao ciao a tutti.